Benvenuti tutti, questo è il primo, tra virgolette, di quello che spero siano tipo 8-9 lezioni di competitive programming. Siete molti più di quelli che mi aspettavo. Allora, partiamo con un'introduzione proprio di cos'è perlomeno la competitive programming, perché serve, non serve niente, però vabbè. Allora, la competitive programming è, diciamo, la disciplina sportiva degli informatici, come ci sono quelle che normalmente voi conoscete come discipline sportive, tipo di sport veri, che ne so, tipo calcio, nuoto, eccetera. C'è tutta una serie parallela di, chiamiamoli, e-sport, tra virgolette, sport elettronici, sport intellettuali, che si sono sviluppati negli ultimi anni, sarete sicuramente a conoscenza di cose come League of Legends, cose del genere. In realtà, la competitive programming è una roba che nasce molto prima di tutti questi trend, nasce circa negli anni 90. In cosa consiste? Consiste un po' in quello che fanno gli informatici normalmente, cioè cosa facciamo noi informatici? Abbiamo dei problemi e facciamo delle soluzioni che possono essere eseguite in modo automatico che risolvono suddetti problemi. Questa cosa è molto utile nel mondo reale. In realtà si può anche tramutare in una competizione, chi è che riesce a risolvere meglio un certo problema, chi è che riesce a trovare soluzioni più veloci, che usano meno memoria e così via. La competitive programming nasce con, diciamo, quelle che ancora adesso sono le due competizioni istituzionalizzate, che sono le International Olympiads in Informatics e le International College Programming Contest, chiamate anche ACMCPC le seconde e IOI le prime. Le IOI sono del 92, nascono dall'Unione Sovietica che voleva creare il corrispettivo informatico di quelle che già esistevano le Olimpiadi di matematica internazionali per cercare di, come si dire, migliorare il livello dei loro top informatici già a partire dalle scuole superiori, perché le IOI sono proprio per le scuole superiori. Magari qualcuno di voi alle superiori avrà sentito delle Olimpiadi di informatica. Le IOI sono, diciamo, l'ultimo livello delle Olimpiadi di informatica internazionale. E le ACMCPC invece, che sono quelle per le università, è un contesto a squadra per l'università, speranzosamente ne sentirete quando faremo le selezioni per le SWEP, che sono la selezione regionale per l'Europa occidentale delle ACMCPC, e anche queste esistono da un bel po' di anni. A parte queste due, diciamo, istituzionali, che sono quelle tanto ufficialmente conosciute dall'UNESCO, esattamente come le Olimpiadi, quelle vere, ci sono, nell'ultimo periodo, sono spuntate tutta una serie di competizioni private, di enti privati, come ad esempio Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, come si chiama? Tipo quelle di Top Coder, Code Forces e quant'altro. O anche italiane, esiste la Reply, ad esempio, Code Challenge, magari qualcuno di queste l'avete sentita. Sono diventate queste gare uno strumento per le grosse, diciamo, le top aziende informatiche, sono diventate un canale di reclutamento. Cioè, perché io, azienda grossa, voglio organizzare una gara? Perché poi mi interessa prendere quelli che hanno fatto meglio in suddetta gara per cercare di portarli a lavorare da me. E uno dei modi, in realtà, delle mie conoscenze personali, uno dei modi migliori per entrare a Google, entrare a Facebook, è fare molto molto bene in queste gare. Quindi possono essere un buono strumento se puntate a entrare in, diciamo, queste top aziende nel settore informatico. In cosa consiste una gara? Normalmente l'idea generale è questa: avete dei problemi, sono descritti questi problemi, che cosa vi chiedono, sapete che l'input a quel problema è dato in un certo formato, sapete che dovete dare l'output in un qualche altro formato, fate un programma che, senza conoscenza di quale sia l'input, cioè ha input nascosto, diciamo, risolva nel minor tempo possibile e con minor memoria occupata suddetto problema, su qualunque input, ovviamente, cioè nel senso su qualunque input che rispetta quello che dice il problema.
Ce ne sono di in realtà varie sfaccettature di gare. Quella più classica è quella IY Like, dove abbiamo, che è un po' quella che ho descritto, cioè è una competizione singola, vengono dati dei problemi, viene richiesto che venga scritta una soluzione. Di solito nella programmazione competitiva il linguaggio, quello più usato, è il C++. Vi dico subito che durante queste lezioni, non, a meno di cose particolari, non useremo codice, ci sarà solamente, cercherò solamente di spiegarvi le idee e gli algoritmi sottostanti delle cose, ma non faremo codice. Però vi invito poi a cercare di codificare quello che diciamo, perché è un utilissimo esercizio, e tendenzialmente nel linguaggio che volete, che quello che preferite. Nella gara IOI quello che succede è che viene dato il programma a chiamiamolo un valutatore automatico, che lo compila, lo esegue sugli input trascorsi. Se è andato tutto corretto, benissimo, altrimenti male. Ci sono un po' di variazioni, ad esempio questi qua sono quelle che chiamiamo le gare sui problemi classici, dove quello che viene chiesto è la soluzione corretta. Che ne so, ad esempio, mettiamo problemi banalissimi, tipo vi do un vettore, ordinatelo, ok? Questo qua è un problema banalissimo. Normalmente su problemi che si possono risolvere correttamente viene richiesta la soluzione corretta. Quindi se ti chiedo ordinami un vettore, voglio che tu restituisci esattamente il vettore ordinato. Ci sono invece gare, come una per esempio che è stata ospitata proprio qua all'Università di Studi di Milano qualche settimana fa, o forse qualche mese fa, le Google Hashcode. Magari qualcuno di voi ha partecipato. Google Hashcode sono un tipo leggermente diverso di gara, a squadre, dove l'obiettivo non è tanto trovare la soluzione corretta, perché molte volte in problemi o magari la soluzione corretta per un input troppo grosso non si riesce a calcolare in tempo buono, o magari il problema è un problema NP completo, quindi non riesci a trovare una soluzione in tempo umano. E quelle sono gare dove si cerca di trovare la migliore soluzione che riesce a trovare, sono le cosiddette gare di ottimizzazione. Un altro STEM che non tratteremo qua perché è molto diverso, però sempre che rientra nel circolo, diciamo, delle gare informatiche, sono le CTF, le Capture the Flag, che sono gare di sicurezza informatica. Però deviano un po' da diciamo tutte queste altre, perché richiedono conoscenze di crittografia, sicurezza e quant'altro. Invece noi ci stiamo più sulle gare algoritmiche. Bene, allora, cosa faremo? Cercherò, tendenzialmente le considerazioni saranno divise in due blocchi. Il primo blocco sarà un blocco dove cerco di insegnarvi, farvi vedere tecniche di ragionamento generale, chiamiamole. Cioè, ovviamente per risolvere un problema ci vuole creatività, bisogna avere quel guizzo per trovare qual è la soluzione per risolvere un certo problema. In realtà ci sono tutta una serie di tecniche abbastanza standard che vi permettono di levare molto di quel guizzo creativo, cioè nel senso magari serve l'idea iniziale, ma poi tutto il resto può venire in modo semi-automatico. Questo è il primo blocco. Il secondo blocco invece vi farò vedere algoritmi strutturate dati avanzate, tra virgolette. Nello specifico vi farò vedere solo cose che non vengono trattate in nessun altro corso che c'è in questo dipartimento. Probabilmente ogni tanto vi dirò: ah, guardate, c'è anche questo, se volete guardarlo potete andare a seguire il corso di Tot. Comunque, per tenere la cosa interessante per tutti, indipendentemente da che corsi avete seguito, faccio solo roba che non viene fatta da nessuna parte. In realtà dico avanzati, ma in realtà ci saranno cose abbastanza semplici, cose tremendamente difficili. Quindi un bel mix. L'impostazione delle singole lezioni è che per la prima ora e mezza parlo della cosa di cui devo parlarvi per quel giorno. Invece, l'ultima mezz'ora è quella che avete visto nel coso che chiamo extra. Praticamente è una mezz'ora che volendo, cioè come posso dire, su richiesta vostra, se avete qualche cosa particolare che volete vedere, magari avete visto un problema che non sapete come risolvere, volete vedere la soluzione, o c'è un qualche algoritmo particolare che non tratto io che volete vedere, queste qua sono mezz'ora extra che, se mi richiedete cose, si possono usare per vedere queste cose. Ad esempio, vi preannuncio, che visto che ovviamente, cioè, non potevate dirmelo prima perché non sapevate che c'era,
Oggi, nella mezz'ora extra, farò vedere. Fine settimana scorsa ci sono state il qualification round delle Google con Gemma, cosa che ho spammato dovunque su Telegram proprio per farvelo vedere. Magari qualcuno di voi ha già fatto il punteggio pieno. Vi faccio vedere come si facevano o il terzo o il quarto problema. Magari così avete un insight di come si facevano quei problemi. Detto ciò, direi che possiamo partire con l'argomento di oggi. All'inizio farò argomenti che in realtà avete già visto, bene o male. Cerco di prendere con un approccio più di ragionamento che non di definizioni. Per esempio, adesso quello che vediamo è la ricorsione. E, cioè, nel senso, tendenzialmente, se siete qua, se avete fatto anche solo il corso di programmazione, speranzosamente anche quello degli algoritmi, mi direte, beh, la ricorsione è banale, no? È una funzione che chiama se stessa. Sì, ed è tutto qua in realtà, cioè non è che c'è veramente molto da dire. Il fatto non è tanto cos'è, è come posso utilizzarla per risolvere problemi. Il concetto fondamentale della ricorsione, credo che ti abbia già stressato, ma stresso anch'io, è: la ricorsione è uno strumento che ci permette di affrontare un problema gestendolo in due parti. In una ricorsione abbiamo il caso base e il caso generale. Il caso base è qualcosa che è talmente semplice, è un'istanza del problema che è talmente semplice che possiamo risolverla arbitrariamente. Il caso generale invece è un qualcosa che prende un'istanza generale e la semplifica in qualche modo, anche una piccolissima semplificazione che possiamo dare a quell'istanza, utilizzando tutte quante le risposte più piccole, per cercare di risolvere quell'istanza leggermente più grossa. Vediamo queste cose applicate su un problema. Partiamo dal problema del piastrellamento. Allora, molte volte, anzi, tutte le volte farò delle metafore assurde, perché di solito nelle gare vengono usate delle metafore assurde. Ad esempio, la metafora assurda di questo problema è: avete un bagno e volete piastrellarlo. Questo bagno è, immaginate questa qua sia la top view del bagno, è largo 1 e lungo n. Volete piastrellarlo e voi avete a disposizione un numero a vostro piacere di piastrelle 1 per 1 e di piastrelle 1 per 2 o 2 per 1, è il contrario. E la domanda che vi faccio è: dato un bagno lungo n, quanti modi ho di piastrellarlo completamente? Con il costretto ovviamente che non posso mettere due piastrelle una sovrapposta all'altra e che voglio piastrellare tutto il bagno. Ad esempio, faccio un esempio, se io ho un bagno da 4, ok? Io per esempio potrei piastrellarlo mettendo una piastrella da 1, una piastrella da 2 e un'altra piastrella da 1. Per dire, questa è una possibile combinazione di piastrellamento che posso fare. Bene, il problema è, vi chiedo, dato n, quanti modi ci sono di piastrellare un bagno 1 per n? Detto così, cioè se io prendessi di petto questo problema così, l'unica risposta che posso dare è boh, che ne so, cioè non ne so niente, non ho di rispondere. Cerchiamo di applicare la ricorsione a questo problema per cercare di farci venire delle idee su come spaccare questo problema, su come risolvere questo problema. E le due cose che facciamo per ogni problema da qui per le prossime tot lezioni, sempre quando usiamo la ricorsione, è: ci chiediamo qual è il caso base, qual è un'istanza del problema talmente ridicola, talmente piccola, che so dare una risposta subito, arbitrariamente. Primo pezzo. Secondo pezzo, ci chiediamo, data un'istanza generica, come possiamo spaccarla in qualche modo per cercare di utilizzare le soluzioni delle istanze più piccole per calcolare la soluzione dell'istanza generica. Ok? Altra cosa, queste lezioni saranno estremamente interattive, non vi darò mai la soluzione di niente. Sarete voi che mi dovete dire la soluzione di tutto, non vi darò mai la soluzione di niente.
Quindi partiamo da questo problema, ci chiediamo qual è il caso base di questo problema. Ci sono delle istanze di questo problema che sono talmente piccole da essere risolte istantaneamente? Ho visto che hai alzato la mano, ma so che tu lo sai, e quindi non te lo chiedo. Allora, ho sentito un n uguale a 1 e un n uguale a 2. Allora, vediamo per n uguale a 1. Ok? Per n uguale a 1 sappiamo la risposta arbitraria? Chi è che stava parlando? Perché mi identifico. Sì? Quant'è la risposta? 1. Esattamente. Quindi, diciamo, scriviamo che f di 1 è uguale a 1. Perché 1? Beh, ho solo un modo di passare un bagno 1 per 1. Mettendoci 1 da 1. Altri casi che sappiamo risolvere arbitrariamente? 2. 2? Ci sono Perché? Due modi. Posso mettere due piastrelle da 1 o una da 2. Esattamente. Ok. Quindi se abbiamo un bagno da 2 ci sono due modi. O mettiamo una piastrella da 2 o ne mettiamo due da 1. C'è un altro caso che sappiamo risolvere arbitrariamente. Allora, è 0. Mm-hmm. In quanti modi possiamo piastrellare un bagno con 0 piastrelle? Cioè con 0, perdono, lungo 0. Sì. Uno che alza la mano mi risponde? 0. Tu dici 0? Ci sono altre risposte? 1? Vedo degli 1, vedo degli 0. Ok, chi pensa che sia 0? Chi pensa che sia 1? In realtà è abbastanza split, è un pochino più di 1 che di 0. Allora, in realtà questa qua è una cosa un pochino più, mettiamo, filosofica che non reale. Però in combinatoria, ogni volta che ci chiediamo quanti modi abbiamo di piazzare cose su un insieme vuoto, quanti modi abbiamo di fare il nulla, i modi che abbiamo di fare il nulla sono sempre 1. Che è lo stesso motivo, tra l'altro, per cui, e lo saprete, 0 fattoriale è 1. Il fattoriale è quella funzione che ci dice in quanti modi possiamo permutare un insieme di n elementi. 0 fattoriale quindi ci dice in quanti modi possiamo permutare un insieme di 0 elementi. 1, che è l'unico modo che è fare niente. Ok, abbiamo i nostri casi base. Prossimo step, vogliamo trovare il caso generale, cioè vogliamo riuscire a prendere un'istanza lunga n e dire: ah, riesco a spaccare il mio problema in uno più piccoli, cioè in uno più sotto problemi che sono strettamente più piccoli, ok? E cercare poi di usare le risposte ai sottoproblemi per comporre la risposta al problema principale. Ci prova? Se io ho, allora, io ho un bagno lungo n, ok? Ho un generico bagno lungo n, e la cosa bella della ricorsione è che io conosco, se io adesso mi sto chiedendo ma in quanti modi posso piastrellare questo bagno lungo n, io so tutte le risposte per tutti i valori precedenti a me. Io so come si piastra, in quanti modi si piastra un bagno lungo n-1, so in quanti modi si piastra un bagno lungo n-2, so in quanti modi si piastra un bagno lungo n-3 e così via fino a 0. Io adesso, se sto facendo il passo generico della ricorsione, so, anche se poi non è vero in questo momento, però se riesco a spaccare il mio problema in pezzetti più piccoli, ok? In realtà poi a loro volta loro spaccheranno in pezzi ancora più piccoli, che spaccheranno in pezzi ancora più piccoli, e si trova da tutto e alla fine arriveremo ai famosi casi base, cioè a cose talmente semplici che sappiamo risolvere istantaneamente, arbitrariamente. Ok, quindi abbiamo il nostro bagno lungo n e sappiamo, ah guarda, f di n-1 la conosciamo, questa ce l'abbiamo, abbiamo anche f di n-2, ce l'abbiamo, abbiamo f di n-3, ce l'abbiamo tutte, ce l'abbiamo tutte fino a 0. E vi chiedo, ora io vi do un'istanza n. Voi sapete, c'è un oracolo che vi dice tutti quanti le soluzioni precedenti. C'è un modo di spaccarlo
usando tutte quante le informazioni che abbiamo prima o alcune delle informazioni che abbiamo prima per calcolare quanto vale la funzione su n. Abbiamo f di n-1 più f di n-2 più 2. Allora, tu dici f di n-1 più f di n-2 più 2. Perché? Perché abbiamo un... se partiamo da f di n-1 più 1 ci dà f di n, ma si può avere anche la combinazione in cui abbiamo... un altro modo più f di n-2 che è quello di aggiungere una piastrella da 2. Allora, intanto... è andata malissimo, no? No, va bene, va bene. Cioè, allora, cominciamo a fissare la prima idea. Io, sto bagno, so che lo devo piastrellare tutto. Ok? Quindi, se mi fisso per dire sull'ultimo blocco, io so che sto blocco in qualche modo ce lo devo piastrellare. Cosa posso fare? Beh, o ci piazzo la piastrella da 1 o ci piazzo la piastrella da 2. Ma se io ci piazzo la piastrella da 1, ok? Se io ci piazzo la piastrella da 1, in realtà è come se avessi appena detto, beh, quanti modi ho di piastrellare un bagno lungo n se l'ultima piastrella metto quella da 1? Beh, esattamente il numero di modi che devi piastrellare il bagno lungo n-1. Esattamente, non più 1, più... cioè è esattamente quello, è esattamente questo numero. Quindi cominciamo a dire, beh, allora... abbiamo detto, qua cosa ci devo mettere? Mettiamoci quella da 1, ci mettiamo quella da 1 e ci accorgiamo che in realtà... il numero di modi fissando che l'ultima sia quella da 1 è esattamente quello di, è esattamente il numero di modi di piastrellare un bagno lungo n-1. E quindi, prima cosa, è di n-1. È l'unico modo che abbiamo? Possiamo solo mettere la piastrella da 1? No, ci possiamo mettere anche la piastrella da 2. Ma se ci mettiamo la piastrella da 2? Lungo n-2, esattamente. Sì, sì. Abbiamo altri modi? Cioè, possiamo fare altre decisioni qua? No. Abbiamo preso il caso generico e abbiamo usato le soluzioni che avevamo già in precedenza per calcolare quanto vale il caso generico. Abbiamo impostato una ricorsione. Tra l'altro, ve ne siete già accorti, ma i numeri di modi che ho di piastrellare un bagno lungo n sono esattamente i numeri di Fibonacci. Le ricorsione di Fibonacci inizia con 1, 1 e dopo fa la somma dei numeri precedenti e vengono esattamente i numeri di Fibonacci. Sto problema l'abbiamo risolto? Cioè, voi scrivete, in realtà è banalissimo scrivere scrivere in qualunque linguaggio di programmazione il codice che fa sta cosa, definite la vostra funzione, mettete se per esempio fate se n uguale a 0 ritorna 1, se n uguale a 1 ritorna 1, se n uguale a 2 ritorna 2, altrimenti alla fine ritorno f di n-1 più f di n-2. Questo è il primo passaggio da fare in qualunque gara. La prima cosa da fare quando leggete un problema è sembra banale, è trovare una soluzione. Attenzione, ho detto trovare una soluzione. Una soluzione vuol dire semplicemente qualcosa che calcola il valore corretto della cosa, cioè del problema. Non abbiamo ancora parlato di performance, di cose. Abbiamo trovato una soluzione. Dopo aver trovato una soluzione, la seconda cosa su cui ci dobbiamo interrogare è quanto è veloce questa soluzione? No, non devo certo starvi a dire che se scriviamo la funzione come l'ho descritta adesso a pseudocodice a parole, questa cosa richiede un numero di passi o grande di esponenziale rispetto a n. Perché? Se io devo calcolare f di 4,
Io so che f di 4 è f di 3 più f di 2 e so che f di 3 è f di 2 più f di 1. E questo è... sì, ok, con 4 non viene bellissimo, però mettiamo che invece volevo calcolare f di 5. Allora di qua ho f di 3, faccio un più, f di 3 diventa f di 2 più f di 1. Ok. Magari così non si vede tantissimo, però se voi costruite, cioè se voi partite a costruire l'albero da tipo f di 10, vi accorgete molto velocemente che il numero di chiamate che fate alla vostra funzione cresce esponenzialmente. In realtà c'è un argomento, c'è un altro argomento abbastanza convincente ed è un argomento molto valido in generale per accorgersi che una cosa è esponenziale. Facciamo finta per un istante che questo caso base non esiste. Cioè, quello non è un caso base, quello ce lo calcoliamo come caso generico e lo possiamo fare tranquillamente perché qua viene f di 1 più f di 0 e beh, sta cosa è ancora 2, quindi perfetto. È un caso base che in realtà possiamo ignorare e trattare come caso generico. E anche qua f di 1, vabbè, you know the deal. Ok, per costruire questo numero noi stiamo sommando dei numeri. Ma gli unici numeri che otteniamo veramente, cioè gli unici numeri che abbiamo scritto nel nostro codice, sono degli uni. Quindi il numero di funzioni che viene chiamato deve essere per forza maggiore o uguale della risposta. E i numeri di Fibonacci crescono esponenzialmente. Quindi il numero di chiamate che facciamo per calcolarlo, per forza di cose, visto che per noi per prendere questo 1 da sommare dobbiamo arrivare in una quarta foglia, perché queste qua sono le uniche cose che ci restituiscono quel numero. E visto che ogni volta sommiamo solo degli 1, per forza di cose il numero di funzioni che chiamiamo è maggiore o uguale del numero che otteniamo come risposta. Quando voi avete, se voi avete una funzione che dove i casi base restituiscono solo 1 e la risposta dipende dal, cioè il, come si dire, e poi sommate questi 1 per ottenere la risposta, beh, se siete partiti da degli 1, per forza di cosa avete chiamato almeno quel numero di funzioni, e questo è un buon indicatore di quale sia la complessità. Quindi in questo caso è esponenziale, tant'è infatti che f di 5, se noi contiamo quante sono le foglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e infatti il quinto numero di Fibonacci è 8. Ora ci stiamo facendo la seconda domanda. Come sono le performance? Ah, perdono, domanda. Perdonami, sono un outsider, non voglio farvi perdere tempo, è solo per curiosità, non riesco a stare zitto, è l'una prima e l'ultima volta che parlo. No, sì, figurati. Avremmo potuto chiederci se n è pari o dispari. Se n è pari, bastava dividere per 2 e avremmo trovato la soluzione. Non ho capito. Allora, se dividi per 2 n pari, moltiplichi per 3 il risultato che ottieni e hai il numero di combinazioni possibili. No. Sì. Mi sembra molto strano. Facciamo una prova con 4 e con 6. No, ma 100. Tipo, facciamo anche la prova con 10, per dire. Ok. Tu stai sostenendo che... Se fai n per 2 diviso 3, no, n diviso 2 per 3, diviso 2 per 3 uguale a 5, moltiplico per 3, uh-huh, 15, 15 combinazioni. E il decimo numero di Fibonacci non è quello? Cioè, allora, cioè viene la risposta sbagliata. Un modo molto facile per vederlo è scrivere questa funzione, e sono sicuro che, cioè, potete scriverla in 3 secondi, calcolate questa funzione di 10 e vedete che non viene, quant'è che è? 15, sì. Ma anche perché, cioè nel senso, crescono esponenzialmente, quindi qualunque formula lineare non darà la risposta giusta. Tra l'altro, per tutti quelli di voi che hanno seguito matematica del continuo con Tarallo, vi avrà fatto vedere a cosa tende questa cosa sinteticamente, ed è un esponenziale con delle radici in mezzo. E quindi tendenzialmente non credo che sia possibile trovare una formula con dei razionali che dà la risposta a questo problema.
Ok, allora dicevamo, ci stiamo chiedendo quanto fa schifo questa soluzione in termini di tempo. Parecchio schifo. Esponenziale è, bene o male, il top schifo che potete ottenere come complessità computazionale di una soluzione. Qua entra una tecnica generale che serve proprio per quando risolviamo un problema con una ricorsione, che è, avete già sentita, la programmazione dinamica. La programmazione dinamica ci fa notare in realtà una cosa che è molto banale. Ci dice, se tu hai una funzione, non importa che sia ricorsiva o no, se tu hai una funzione e questa funzione è pura, pura vuol dire che indipendentemente da quante volte o quando chiamate una certa funzione, se gli date sempre lo stesso set di input, vi darà sempre lo stesso output. Ad esempio qua, se noi chiamiamo questa funzione con argomento 8, beh, non importa quante volte la chiamiamo con 8 o quando la chiamiamo con 8, ci darà sempre la stessa risposta. Quindi, programmazione dinamica ci dice, se una funzione è pura, allora a te non serve veramente ricalcolare più volte quanto vale quella funzione per un certo input. Basta che te lo salvi. L'osservazione banale è, se io sto calcolando e calcolo f di 5, calcolo f di 4, calcolo f di 3, calcolo f di 2, e poi qua calcolo f di 2, torna qua, calcolo f di 1, bam bam bam, arriva qua. F di 2 la devo veramente ricalcolare? No. No. Perché? Perché l'ho già calcolata, f di 2, e la funzione è pura, quindi non importa quante volte la calcolo, darà sempre lo stesso risultato. Allora, semplicemente, insieme alla ricorsione, ci teniamo una tabellina detta di memorizzazione, che è memorizzazione senza la R per qualche motivo, si chiama di memorizzazione, voi mi sentirete dire inscambiabilmente o memorizzazione o memorizzazione, però il nome giusto è memorizzazione. E ci teniamo una bella tabellina dove ci segniamo per ogni valore del caso generale, quindi da 2 tendenzialmente, 2, 3, 4, 5, ci teniamo la risposta che abbiamo ottenuto. All'inizio sono vuote, perché non abbiamo la risposta, e ce la teniamo. Tipo qua f di 2, siamo qua, mettiamo, abbiamo calcolato f di 2 che vale 2, e ce lo segniamo. Torniamo su, abbiamo calcolato che f di 3 è 3, sì, e ce lo segniamo. Quando arriviamo qua, dobbiamo calcolare f di 2, andiamo a vedere la tabellina. Ma ce l'abbiamo già calcolato? Sì. Benissimo. Allora non dobbiamo fare chiamate ricorsive sotto. Lui restituisce direttamente la risposta che si era già salvato, che avevamo già salvato per la ricorsione. F di 4 vale 5. Bene, torniamo su e qua va a chiedere, ma f di 3 quanto vale? Lo sappiamo già, vale 3. E quindi tutto questo sottoalgero sparisce. Sono tutte chiamate che abbiamo risparmiato. Domanda? Quant'è adesso la complessità computazionale di questo algoritmo? N. In realtà, cioè qua, nel senso, si vede abbastanza bene che è N, perché in realtà voi ogni cosa ci metterete il valore solo una volta e poi tutte le altre volte le utilizzate. In realtà, con la programmazione dinamica, c'è una formula per dire quant'è la complessità computazionale di un certo algoritmo fatto con la programmazione dinamica. E questa formula è numero di stati per complessità di calcolo del singolo stato. Allora, il numero di stati è solo un modo fancy per dire il numero di celle che è la nostra tabellina. Io ovviamente qua, cioè, ho messo gli indici a sinistra, ma non è che esistono veramente, quello è un vettore che voi indicizzate e avete direttamente le risposte. Quanto è lunga la nostra tabellina? Con n generico? Quarta. N? Cioè, con n generico la nostra tabellina sarà lunga n. Sì, poi non sarà magari n, ma diciamo teta grande di n, cioè un qualche numero a meno di un fattore moltiplicativo costante di n. Quant'è la complessità di calcolo dello stato? Beh, qua stiamo facendo una singola addizione, cioè praticamente ci stiamo chiedendo quante operazioni facciamo per calcolare il singolo stato generico. Qua stiamo facendo una singola operazione, dobbiamo immaginare tutte quante le chiamate ricorsive come eventi tempo costante, quindi abbiamo teta grande di n per teta grande di 1 e fa teta grande di n. Quindi la complessità temporale di questo algoritmo è teta grande di n. Quant'è la complessità spaziale invece? Quanta memoria stiamo occupando?
quello che è n log n. Perché? Perché che n cresce come n e lo spazio occupato cresce come logaritmo del numero che stiamo monitorando. Mm-hmm. Allora, la complessità spaziale è data dalla grandezza della tabella. Ah no, perché, no, non è vero. Perché non è pi più. Vabbè, ignorate quello che ho detto. Perdono. La complessità spaziale è data da grandezza della tabella, che è la grande di n, più lunghezza del cammino più lungo. Non è per, è più. Perché non è che tu per ognuna delle cose, cioè non è che ogni volta che scendi ti crei una nuova tabella. Ogni tabella che chiami intero che ha un numero. Cioè, la tabella è unica per tutti. Quindi la complessità spaziale sarà data dalla grandezza della tabella più il numero di record di attivazione delle funzioni. Che dato in questo caso non è neanche log n, è n. Perché la catena più lunga sarà quella che la prima, quella che scende dal numero fino al caso base. Dimmi. Ma stava calcolando in bit, tipo che un intero è log n. Ah, allora, ok. Per tutto quanto il corso assumiamo un modello di macchina con interi a dimensione fissata. Non so se rispondo alla tua domanda. Cioè, nel senso. Sì, no, ho giustificato. Sì, sì, no, ho capito. Adesso ho capito anch'io, pardon. Cioè, nel senso, assumiamo di stare lavorando su macchine reali. Cioè, nel senso, perché se andiamo nell'informatica teorica in quant'altro, giustamente là i numeri sono di grandezza arbitraria, quindi il numero di bit che usiamo per rappresentarli conta. In tutta quanta la programmazione competitiva si assume invece un modello di macchina con parole di dimensione fissata, tipo i processori reali, dove le operazioni su singoli interi, quindi somma, prodotto e quant'altro, costano tempo costante. Cioè saranno un tot numero di cicli di clock, è una qualche costante, teta grande di 1, per quanto ci riguarda. Quindi la complessità spaziale di questo qua è dato da teta grande di n più teta grande di n, che fa teta grande di n. Quindi questo algoritmo ha complessità temporale da teta grande di n e complessità spaziale teta grande di n. Ok. Ve lo lascio come esercizio in caso qualcuno di voi ci volesse pensare. Come facciamo a sistemare questo algoritmo? Se invece di darvi il problema originale, vi do quest'altro problema. Non avete solo piastrelle da 1 e da 2, ma avete piastrelle di qualunque dimensione. Avete piastrelle da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, tutte. E vi chiedo, hai un bagno lungo n, quanti modi di piastrellarlo? Però stavolta ho a disposizione tutte le piastrelle possibili. Questo lo lascio da ragionarvi, se poi volete... Se ci pensate a dare delle risposte, vi dico se è corretta, però cioè ve ne accorgete da solo se è corretta tendenzialmente. Bene, questo era un esempio abbastanza giocattolo di problema, cioè un problema molto banale. L'avrete sicuramente visto, cioè non con questa metafora, ma l'avrete sicuramente visto già ad algoritmi. Di solito si fa l'esempio dei conigli, credo. Ok. E questa ricorsione, tra l'altro, era abbastanza facile. Abbiamo uno stato che è proprio lineare, abbiamo la funzione di calcolo di stato che è costante. Perfetto. Cominciamo invece adesso a vedere come riapplicare gli stessi identici ragionamenti della ricorsione. Quindi, sempre troviamo il caso base, troviamo il caso generico, vediamo qualche cosa del caso generico, troviamo la complessità, cioè controlliamo se è corretto. Ci verrà tendenzialmente una roba esponenziale e poi capiamo la complessità, ci applichiamo la programmazione dinamica, vediamo come si trasforma la complessità, vediamo come si trasforma lo spazio di memoria occupato. Bene, facciamo il problema dei chicken McNuggets. Allora, chi di voi sarà mai stato in un McDonald's? Spero, cioè, oddio, non spero tutti, però probabilmente tutti. Saprà che al McDonald's vengono i chicken McNuggets. Per chi non lo sono, sono pepite di pollo fritto tendenzialmente, e i più savvy di voi sapranno che in Italia vendono le confezioni da 4, da 6, da 9 e da 20. Mettiamo che voi andate al McDonald's e avete voglia di 8 chicken McNuggets.
Beh, no problem, andate alla cassiera e chiedete due confezioni di chicken McNuggets da 4. No problem. E però mettete che quel giorno avete voglia di 7 chicken McNuggets. È un problema. Non c'è modo di ordinare 7 chicken McNuggets. Perché con le scatole che abbiamo, 4, 6, 9, 20, non c'è nessuna combinazione di scatole, anche ripetendole come abbiamo fatto per 8, che ci permettono di ottenere 7 chicken McNuggets. Allora, per esempio, un altro esempio, se invece ne volessi 10, beh, easy peasy, ne compriamo una da 4, ne compriamo una da 6 e abbiamo esattamente 10 chicken McNuggets. Il problema è qual è il più alto numero di chicken McNuggets che non posso comprare in Italia. Qual è il più alto numero che se vado là a dirgli voglio chicken McNuggets, la cassiera non mi può dare in nessun modo? Sapendo che in Italia le scatole sono da 4, da 6, da 9 e da 20. Ci potete, cioè nel senso, volendo ci potete ragionare un po' così a mano, probabilmente trovate anche la risposta. Quello che vorremmo fare è generalizzare questo problema, quindi non abbiamo S fissato, abbiamo un S qualunque. Per esempio, in Italia sono 4, 6, 9, 20, però in Australia quello da 6 non ce l'hanno. E quindi possibilmente la risposta cambierà. E quindi vorremmo risolvere questo problema in modo generico, dato un set di dimensioni di scatole, qual è il più grande numero di chicken McNuggets che non possiamo ordinare? E vorremmo risolvere questo problema col potere della ricorsione. Perché la ricorsione non è sempre lo strumento più adatto, ma è sicuramente uno strumento potente abbastanza da risolvere qualunque problema. Ci sono problemi dove c'entra proprio bene, ci sono problemi dove non c'entra bene. Questo è un problema dove c'entra abbastanza bene. Ok, quindi qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Trovare il caso base. Io non ho capito il problema. Ah, pardon, dimmi. Se voglio. Perché non posso. Perché ho il numero di scatole limitato dal lato, non vedo limiti dal lato io qua. Allora, ristetto il problema, magari non mi sono spiegato io bene. Cioè, tu entri e dici, io voglio, che ne so, 14, mettiamo, 14 chicken McNuggets. E la cassiera ti dice, bene, ti do una scatola da 6, una da 4, una da 4. E tu sei contento. Se tu entri e dici alla cassiera, io voglio 7 chicken McNuggets. Non può essere servito. Non può essere servito? E il problema è qual è il più alto numero che non può essere servito? Deve essere infinito, nel senso 100 scatole posso servire con 5 da 20, per esempio. Esattamente, io ti sto chiedendo qual è il più alto numero che non può essere servito, non che può essere servito. Infinito. Questa è una buona osservazione in realtà, cioè nel senso non ci sarà sempre un numero più, cioè magari trovo che ne so, adesso la sparo, non è vero, però magari trovo che 50 non si può fare, non è vero per carità, però mettiamo 50 non si può fare, dite, beh ne ho trovato uno, probabilmente ne trovo uno più avanti, ancora uno più avanti. In realtà, dietro certe condizioni, questa cosa non avviene, dopo una certa soglia potete fare tutto, e in realtà è proprio parte della soluzione questa cosa. In realtà, assumiamo, ve lo do io nel problema, assumiamo che esista, ma anche se non esistesse, per esempio posso ridefinire il problema come se esiste dammi quel numero, se non esiste dammi meno uno, per dire, posso ridefinire il problema in questo modo, però vi dico che nella stragrande maggioranza dei casi esiste. Ok, ora vogliamo trovare un caso base a questo problema? Intanto dobbiamo capire, la prima cosa che qua non è chiarissima è cosa ci stiamo domandando, ok? Perché prima la domanda era molto chiara, prima la domanda era qual è il numero di pastrellamenti che posso fare dato un bagno lungo n, quindi ci stavamo facendo una domanda che restituiva un numero intero dato un numero intero, cioè dato n, dacci il numero di pastrellamenti.
La prima cosa da capire qua, ancora prima di tornare al caso base, è qual è la domanda a cui vogliamo rispondere. Perché a volte porci direttamente la domanda finale, cioè la domanda finale being dimmi qual è il numero massimo di cicli di Fibonacci che non posso ordinare, magari è troppo difficile. Cioè, non solo dobbiamo trovare una ricorsione, dobbiamo trovare una ricorsione a cui possiamo rispondere, cioè dobbiamo riuscire a trovare una domanda, cioè dobbiamo riuscire a porre il problema in modo che abbiamo una domanda che sappiamo spaccare in sottopezzi. Perché, certo, ci possiamo fare la domanda, dammi la risposta, come cavolo la spacco in sottopezzi? Non lo so. Quindi la prima cosa da fare è cercare di girare il problema in modo che ci venga una domanda a cui riusciamo a mettere un buon approccio ricorsivo. Si è accettato le idee? Comunque per la cronaca è 11 in Italia. Se andate a McDonald's e chiedete 11 McNuggets non ve li danno. Guarda, non stanno probabilmente e non ve li danno. Aspetta un pochino però. Scusami, però aspetta un pochino. Non lo sto bistrattando, è perché lui ha partecipato a un evento di informatica, lo conosco, e quindi so che è disastro. Allora, proposta, prego. Provare a dividere il numero che prendiamo con ognuno degli elementi e la risposta, cioè il risultato che abbiamo non deve essere divisibile necessariamente per nessuno degli elementi che abbiamo. Ripetimi per favore. Adesso noi prendiamo il nostro numero e proviamo a dividerlo per tutti. Quale numero? L. Ah, ok, non c'è qua. Stiamo cercando di definire la domanda a cui rispondere in questo momento. Trovare un numero che se io divido per uno qualsiasi di questi elementi il risultato, e prendo il risultato, lo ridivido per uno di questi elementi finché non arrivo a un numero non divisibile. Però questa non è una domanda, nel senso, una domanda è un qualcosa, cioè nel senso che prende un input, diciamo, ok? Prende un input e restituisce un output, ben definito. Te dici trovare, cioè tu la prima cosa che hai detto è trovare, non è una domanda, cioè perché te ti stai ponendo ancora questa cosa come problema di ottimizzazione, cioè voglio ottimizzare qualcosa, ma non è una domanda. È una domanda, deve essere qualcosa che ha un input ben definito, un output ben definito. Certo, tu mi puoi definire la domanda come per tutti quanti gli n possibili, trovami il massimo. Quella diventa una domanda, cioè così, messa così è una domanda valida. Non c'è utile, però purtroppo. Non c'è utile. Vedo una mano là in fondo. Sì, potremmo domandarci dato S, dato N, se N è S. Ottima domanda. Cioè, ottima risposta, questa è una buona domanda. Qual è una buona domanda che ci possiamo fare? Fissato un insieme S, fissato S ora per sempre, fissato S, possiamo comprare N chicken McNuggets? Questa è una domanda. La risposta è un booleano. Possiamo o rispondere sì o rispondere no. Questa è una buona domanda. Caso base? C'è un caso di input di questa domanda? Ripeto la domanda, dati n chicken, cioè, pardon, possiamo comprare n chicken McNuggets? C'è una risposta, cioè, pardon, c'è un'istanza di tale domanda che è talmente semplice, ma talmente semplice che proprio sappiamo dire sì o no? N appartenente ad S. Va bene, ne volevo una ancora più semplice in realtà. Zero. Cioè, benissimo che quello in realtà, cioè, validissima, però in realtà... che è abbastanza arbitraria, ce n'è una ancora più arbitraria, e poi vedremo in realtà che quelli là possono essere espressi come casi generali di questo caso base. Ok, perché se io voglio ordinare 0 chicken McNuggets posso farlo? Sì. Sì, non entro neanche nel McDonald's, cioè ce li ho già 0 chicken McNuggets.
Quindi la nostra f di 0 ci dice sì, ci dice vero, possiamo farlo. Facciamo finta, in questo momento, facciamo finta che l'oracolo ci ha detto, l'oracolo ci dà tutti i valori di tutte le funzioni. Non sappiamo ancora come calcolarlo, però per un attimo voglio mettere in pausa il ragionamento sulla ricorsione. Facciamo finta che l'abbiamo risolta, abbiamo la risposta della ricorsione. E mo? Non è questa la domanda che stavamo cercando di rispondere all'inizio, cioè non è quello che chiede il problema. Come possiamo fare per usare, cioè come facciamo ad usare questa domanda per rispondere al problema? Facciamo che, cioè, se voi mi chiedete f di qualunque cosa, io vi rispondo sì o no, e so la risposta, e che è quello che avremo quando riusciremo a trovare come fare la ricorsione. In questo momento non lo sappiamo, però ce ne frega poco, facciamo intendere che c'è un oracolo che ce lo dice. Ma anche avendo questa funzione, avendo la risposta alla domanda, alle domande, tutte le domande, come facciamo a trovare la risposta al problema invece? Se avessimo un tetto massimo basterebbe scendere da lì. Se avessimo un tetto massimo basterebbe scendere da lì e... Cioè, banale però, e... Quando trovi qualcuno che non vuoi fare... Il primo che becchi che dice no è la risposta. Ok. Domanda. Qualcuno mi sa dire un tetto massimo? Perché è infinito un tetto massimo, però non è finito. No, cerco di farti un controesempio. Tipo, ce l'ho, 5-7. Se S è insieme con 5-7, non ti basta arrivare fino a 7. Perché no, il tipo le ultime 7 istanze che posso risolvere. Ah, oh, ok, perdono, ripetimi un po' meglio, per favore. Considerando il numero più grande che può essere K, mm-hmm. Se gli ultimi K erano più grandi del quadrato, esattamente, vi ripeto quello che ha detto. Lui osserva che io sto calcolando questa funzione, calcolo f di 0, f di 1, f di 2 e vado avanti così. Lui osserva che se ho trovato 20 numeri di seguito che mi hanno detto sì, allora so che tutti quelli dopo mi diranno sì. E mi pare abbastanza ovvio, però ve lo dico. Perché? Perché se io sono, mettiamo che questo numero sia k, cioè io sono a k, poi k più 1 mi dice vero, k più 2 mi dice vero, eccetera, eccetera, fino a k più 20 mi dice vero. Se ora devo fare k più 21, beh, banale, prendo k più 1 e ci aggiungo un 20. E so che tutti quelli là potrò fare così, avanti per sempre, perché tutti quanti mi hanno detto vero. In realtà si può fare lo stesso argomento, se ci pensate, non solo per il più grosso, ma per tutti gli elementi di S. Perché anche se ne trovo 4 di seguito che sono veri, posso fare la stessa identica cosa. Ok? Quindi in realtà il tetto non è prefissato, ma è dinamico. Semplicemente noi calcoleremo la funzione andando avanti man mano. Appena ne troviamo un numero minimo di questi veri di seguito, beh, sappiamo che l'ultimo non si deve per forza trovare tra le cose che abbiamo già calcolato. Quindi, detto ciò, siamo riusciti a capire come usare, cioè perlomeno come usare i risultati della ricorsione per trovare la soluzione. Ci manca il pezzo forte, fare questa ricorsione. Allora, ripeto la domanda di f. F si chiede, questa qua è una f di un qualche generico n. F di n si chiede, posso comprare n chicken McNuggets, fissato s, fissato le scatole che ho? Il caso base ce l'ho, 0 scatole le posso comprare. Caso generico, se voglio comprare n scatole e, ripeto, conosco tutte quante le risposte prima di me, c'è un modo in cui posso spaccare il problema? Domanda per voi questa? C'è un modo in cui posso spaccare il problema? Cioè, spoiler, la risposta è sì. Qual è?
sapere se f di n meno uno degli elementi di k vincono true. Esattamente. E di s. Sì, sì, perdono, esattamente. Allora, lui dice, non è che ho tanti modi di fare, di comprare n McNuggets. Cioè, tendenzialmente, per comprare n McNuggets vuol dire che per arrivarci, cioè mettiamo che io ho comprato in un certo ordine delle scatole per arrivare a quell'n, ok? Quindi, tutt'al più, esiste un'ultima scatola che ho comprato. L'ultima scatola che ho comprato, per forza di cose, sarà o una scatola da 4, o una da 6, o una da 9, o una da 20, giusto? Perché c'è una sequenza di scatole che ho comprato, non nulla, per arrivare a un numero positivo di McNuggets. Benissimo. Ma se io compro una scatola da 4, ok? Vuol dire che io sono in grado di comprare quegli n McNuggets con la scatola da 4 se solo se potevo comprarne n-4. Giusto? Stesso ragionamento col 6, stesso ragionamento col 9, stesso ragionamento col 20. Beh, ma quindi se anche solo loro, anche se solamente uno di loro mi dice, ah guarda, io posso essere l'ultima scatola che compri per arrivare a questo numero, allora ce la posso fare? Proviamo? Bene. F di 0, sì, F di 0 sicuro. F di 1. F di 1 posso farlo? Perché no? Che posso comprare, perché ovviamente, cioè, implicito dirlo, ma ovviamente non posso comprare un numero negativo di McNuggets, quindi 1 meno 4 fa meno 3, non posso comprarli, meno 5 non posso comprarli, eccetera eccetera. Quindi in realtà f di 1, ma anche f di 2, ma anche f di 3, la risposta è no. F di 4 posso comprarlo? Sì, ma perché sì? Perché posso comprare anche 0? Cioè, esiste una delle dimensioni delle scatole per cui la domanda di cui mi sto facendo meno la dimensione della scatola mi risponde sì. E questo è il motivo per cui posso comprarla. Non perché qua dentro, ma perché posso usare le cose che ho calcolato precedentemente per comporle, per arrivare a quella risposta. Sì. Quindi, poi... andiamo avanti. F di 5, posso farlo? No. Perché? Beh, tutti questi danno negativo, F di 4 da 1, 1 era no, quindi no. F di 6? F di 6 palesemente sì, perché viene a fare, c'è qualcosa giusta. F di 7, posso farlo? No, perché meno 4 fa 3 e 3 era no, meno 6 fa 1 e 1 era no, questi qua danno numeri negativi e quindi no. F di 8, posso farlo? Sì che posso farlo. Perché? Perché F di 8 meno 4 fa 4, 4 era sì, e quindi anche 8 è sì. E ne basta 1, li metto in OR. F di 9? F di 9, beh, palesemente sì, perché c'è il 9, 9 meno 9 fa 0, ok. F di 10? F di 10? Sì. Sì, perché? 6 qua. 10-6 fa 4, o anche 10-4 fa 6, e almeno uno di questi era sì, quindi sì. F di 11? Beh, 20 non, no, cioè 20 va fuori, 9 fa 2 ed era no, 6 fa 5 ed era no, meno 4 fa 7 ed era no, e no, non posso. F di 12? F di 12 sì, perché ci sottraggo 4, 6, 1, 2, va bene. F di 13? F di 13? Sì, perché ci sottraggo 4, ottengo 9, quindi sì. F di 14? 14 sì, perché c'ho 10, ci sottraggo 4. F di 15? Sì. 15? Sì. Sì, perché sottraggo 6? Abbiamo finito? Perché abbiamo finito? Abbiamo trovato 4 sì in seguito. Quindi
tutti quelli che verranno dopo posso sottrarci 4 e il prossimo terrò questo, poi terrò tutti gli altri che erano già dei sì. Quindi sicuramente tutti gli altri li posso fare. E qua vedete che la risposta è ben definita. Cioè, a meno che, ripeto, a meno che in situazioni molto strane, la risposta è sempre un numero finito. Bene, è corretto questo algoritmo? Tendenzialmente sì, cioè ci pare di sì. Quindi, fasi della risoluzione di un problema. Abbiamo trovato una soluzione. Qual è la prossima domanda che ci facciamo? La complessità temporale. Cioè, ci chiediamo quanto tempo, cioè poi ovviamente contemporaneamente più o meno ci faremo la stessa domanda sullo spazio, però di solito è il tempo quello che importa. Quanto tempo ci mette sta cosa? La risposta è troppo. La risposta è troppo se, perché in questo momento stiamo ancora facendo proprio ricorsione pura. Io in realtà qua ho già fatto una dinamica perché mi sono già salvato i valori precedenti, però in realtà se la pensiamo proprio come ricorsione pura, quando qua farò meno 4 lui farà le richieste man mano fino ad arrivare allo 0 o che non vanno a sparire in denò. Ovviamente, ma l'abbiamo fatto proprio simulandolo, ci possiamo applicare la dinamica, perché la domanda che ci facciamo è collegata a una funzione che è pura e quindi possiamo applicarci la dinamica. Bene, stessa domanda, quanto tempo ci mette? Cominciamo con farci la domanda di perché cioè qua non è ovvissimo quello totale, facciamoci la domanda di quanto ci metto a calcolare f di n. No, ricordiamoci qual è il metodo per capire quant'è la complessità temporale di un algoritmo di programmazione dinamica: numero di stati per numero di operazioni per calcolare lo stato. Che è n quadro? N quadro? No. Cioè K non c'è, però se chiamiamo la cardinalità di SK, sì. Perché? Quant'è il numero di stati? N? Se devo calcolare fino all'n, ci avrò n booleani tendenzialmente da tenermi. Quante operazioni devo fare per calcolare il singolo stato? Devo iterare su tutti quanti gli elementi di S. Quindi la complessità computazionale di questo algoritmo sarà O grande di N per K. Per calcolare f di n. Questa è la complessità di calcolare per calcolare la funzione domanda. In realtà noi ci dobbiamo chiedere quant'è la complessità computazionale dell'algoritmo in sé, cioè perché poi noi andiamo avanti finché non capita quella cosa. In realtà non vi so dare una risposta stretta, anzi se la trovate bene, cioè il fatto è quando è che avviene sta cosa? Cioè quando è che troviamo numero minimo di questo volte sì? Non ho dato una risposta stretta, se ci pensate però vi posso dire che sicuramente quella cosa deve venire al massimo entro il minimo comune multiplo degli elementi dell'insieme. Se trovate, pensateci, magari un bound più stretto, fatemelo sapere. Ovviamente quel perché. Un bound ancora più banale da vedere è il prodotto degli elementi dell'insieme. Se noi facciamo il prodotto degli elementi dell'insieme, ok, qualunque cosa sia successa là dentro si ripeterà. Ok? Però se non si ripete esattamente, si ripete con una maschera di Ohr e quindi diventeranno tutti veri, dai poi. In realtà si può fare un ragionamento un più fine per l'MCM e ripeto, se trovate un bando stretto, fatelo sapere. Ammesso che esista. Infatti, adesso sparo una stronzata probabilmente, quando non avviene è esattamente quando il massimo comune o il minimo comune multiplo è... Non mi ricordo, scopritelo voi. Non mi ricordo. Mi ricordo che mi hanno messo a ragionare su quando è che non, cioè quando la risposta è infinita, non mi ricordo assolutamente. Però è un buon esercizio quando l'MCD per pensarci. Quando l'MCD
è suddivisore. Quando l'MCD non è tipo... Quando l'MCD non è 1? Quando al massimo condivisione non è 1, sì. Sì, sì, sì. Sì, perché cioè, ci avrai dei multipli tra loro e quindi si formano dei buchi ogni volta che si ripetono. E, sì, sì. Ok. Abbiamo trovato la condizione per cui questa cosa ha una risposta finita. Quando il minimo, il massimo comune divisore del, dell'elemento di insieme è diverso da 1. Ottimo. Complessità spaziale. Spaziale è dato da il numero di stati più il numero della catena di ricorsione più lunga. In realtà qua la catena di ricorsione più lunga non c'è de facto, perché sarà sempre 1, perché ogni volta vado a vedere gli elementi precedenti, ma gli elementi precedenti sono già determinati e quindi farò la chiamata e poi mi ritornerà subito ogni volta. Quindi è solo il numero di stati. E il numero di stati è esattamente il bound che non conosciamo. Chiamiamolo il minimo comune multiplo per ora. Diamogli un nome, che ne so, m. Il minimo comune multiplo per gli elementi è m, e quindi potenzialmente ci serviranno pitagrammi di m stati. Vi faccio una domanda interessante. Questo algoritmo è polinomiale? Al che, cioè probabilmente anche, cioè, c'è una domanda prima, quando è che un algoritmo è polinomiale? Intanto, a sentore, chi di voi pensa, cioè, oddio, in realtà la risposta è ovvia, perché se ve lo chiedo vuol dire che la risposta è no. Quindi è inutile che faccio probing. Però, quando è che un algoritmo è polinomiale? Cioè, nel senso, è un'osservazione carina, non serve a nulla ai fini del problema. Cioè, il problema è risolto, se i limiti erano sensati, ci sta, funziona perfettamente. Però è una domanda interessante da farsi. Questo algoritmo è polinomiale? Perché sì, perché no? Se vi faccio il problema, vi do n, ditemi se n è primo, ok? E qual è la cosa più stupida che volete fare? Ciclo for da 1 a n, da 2n-1, sì. Ok, questo algoritmo è polinomiale? Ok, forse è meglio che... cioè, allora, un algoritmo è polinomiale quando il numero di passi che fa è un polinomio del, diciamo, mettiamola alla larga, del numero di bit in ingresso, cioè la dimensione dell'input. Se io vi do un vettore, vi dico ordinatemelo, ok? Se voi sapete benissimo che algoritmi come il merge sort, l'ipsort, ci mettono n log n, ci mettono grande di n log n, dove n è il numero di numeri. Ma se io vi do come input n, che è un numero, non è un numero di numeri, è un numero, e voi mi fate un algoritmo che ci mette n passi, voi non avete fatto un algoritmo polinomiale, perché voi dovete fare un algoritmo che è polinomiale nel numero, cioè nella dimensione dell'input, ma la dimensione dell'input non è il numero, è il numero di bit. Ok? Perché questo algoritmo non è polinomiale? Eh? Perché abbiamo un numero, cioè il fatto è che qua abbia, cioè, chiamiamo le cose, abbiamo detto questo algoritmo ci mette o grande di m per k, sì. Giusto? Abbiamo detto, cioè tendenzialmente non è che ci sono tante scelte, uno dei due non è polinomiale della dimensione dell'input. Quale e perché? A volte... Non penso che sia chiaro cosa stai considerando come dimensione dell'input. Pardon? Non penso che sia chiaro cosa stai considerando come dimensione dell'input. Prova a ripetere. Allora, cioè, com'è l'input di questo problema? Cioè, realisticamente, come vi verrà dato l'input di questo problema? No,
un intero? Un vettore. Un vettore? Giusto? Che, cioè l'input di questo problema sono questi numeri. Giusto? Ok, quindi realisticamente un input possibile è, vi do, che ne so, n, che anzi non l'abbiamo chiamato n, k, vi do un intero k e poi vi do k interi. E questo è l'input, ok? Voi come dimensione dell'input potete proprio considerare il numero di byte che occupa questa cosa sul disco, per dirne una. Ora, e qua faccio spoiler tendenzialmente, però secondo me sono cose importanti, k... E questa è una domanda che molte volte funziona, è banale ma molte volte funziona. Questo numero è un numero o è un numero di numeri? Cioè, questa cosa, questo input è un numero o è un numero di numeri? Perché nel caso della primarietà, n è un numero. Se vi do un vettore, n è un numero di numeri, è il numero di numeri nel vettore. K è il numero di numeri. E quindi è uno strong smell che è polinomiale questa cosa, perché non mi dà la grandezza del numero, ma mi dà la dimensione. Cioè tendenzialmente, se assumiamo come prima una macchina che ha la dimensione della wall fissata e facciamo che questi numeri al massimo possono essere di 32 bit, mettiamo, beh, quanti saranno i bit occupati da questa cosa? Al massimo k è per 32, quindi qualunque polinomio trovo in k è una roba polinomiale dell'input. Tuttavia, m cos'è? È il risultato forse. Esatto, che abbiamo detto che va dato da il minimo, ma anche senza il minimo con il multiplo, facciamo proprio quello banale, è il prodotto dei numeri. Ma il prodotto dei numeri non è un numero di numeri, è un numero. Questo è il motivo per cui questo obiettivo non è polinomiale. I più acuti di voi non si sono accorti, ma questo problema in realtà somiglia tantissimo a, spero che l'avete fatto algoritmi, il problema dello zaino. Noto problema NP completo. E cioè, in realtà, essendo che bene o male sono lo stesso problema, palesemente non potevamo trovare una soluzione polinomiale. Questa è quella che viene chiamata una soluzione pseudo-polinomiale. In realtà stiamo facendo magheggi su cosa mettiamo nella complessità e diciamo, sì, dai, va bene, polinomiale, perfetto. In gara, come ho detto, ce ne frega poco, cioè se il testo del problema ci dice, guarda, tu hai, che ne so, un secondo per risolvere questo problema, cioè la tua soluzione è un secondo per risolvere questa stanza del problema, e ti dico che, tipo, che ne so, K è fissato a 1000 e ti dico che la soluzione non è più grande di 1000, lo dico proprio io, la soluzione è più grande di 1000, sappiamo che alla peggio questa cosa sarà 1000 per 1000, che è un milione. Se assumiamo, e queste sono stime grossolane da competitive programmers, se assumiamo che in un secondo un processore faccia 10 milioni di operazioni, stime super grossolane, questo qua fa un milione, ci sta tranquillamente. Non sempre le soluzioni che ci servono per i problemi sono polinomiali. È un fatto triste della vita, però cioè, ci conviviamo. Bene, ok, vi propongo l'ultimo problema di oggi. Probabilmente non avremo il tempo di risolverlo tutto. In tal caso, esercizio lasciato al lettore, perlomeno la parte rimanente. Ok, allora, ultimo problema. Tra l'altro, allora, il primo problema era classico, banale, cioè è uno dei tanti modi di definire i numeri di Fibonacci. Tutti gli altri problemi che vi do, bene o male, sono problemi che sono stati dati a una qualche gara. Se mi ricordo, e se me lo chiedete abbastanza, ad una certa, su questa pagina, magari due punti invece di questo obbrobio, a questa pagina dove se ci andate in questo momento c'è un bellissimo work in progress, se mi ricordate abbastanza, se mi premete abbastanza per farlo,
Su sta pagina ci finiranno i problemi che abbiamo fatto con rispettivi link al problema reale che potete risolvere veramente. Cioè, ci sono vari siti, molti dei problemi che vi darò sono delle Olimpiadi Italiane di Informatica, perché io ci lavoro alle Olimpiadi Italiane di Informatica e quindi questi problemi li faccio anch'io, dove potete fare una soluzione in C o in C++, mandarla e vedere se veramente funziona. Vedi, questo qua è un problema che è stato dato a una gara dell'anno scorso e il problema si chiamava Suppli, tipo, perché la metafora è diversa, però... Ok. Ultimo problema. Anche questo è sempre un problema delle Olimpiadi. Questo qua è un problema della selezione regionale dell'anno scorso. Il problema più difficile della selezione regionale dell'anno scorso. Allora, abbiamo una griglia di numeri. Facciamo... Ma non deve essere per forza quadrata. Griglia qualunque. 7, 2, 5, 4, in realtà ci sono i numeri in tutte quante le celle, ma non li metto per ragioni di tempo. Ok, allora, problema. Io parto da questa cella e voglio arrivare in questa cella. Parto dalla cella più in alto a sinistra e voglio arrivare nella cella più in basso a destra. Per spostarmi, le uniche mosse che posso fare sono o spostarmi di una cella in basso o spostarmi di una cella a destra. Ok, quindi tipo un percorso valido è questo, per dire una. Ok? Bene. Ogni volta che faccio uno spostamento pago una certa quantità. Ok? Questa quantità che pago è... facciamo 4. È la differenza assoluta tra i valori delle celle, quella di partenza e quella d'arrivo. Cioè, quando faccio questa mossa pago 3, quando faccio questa mossa pago 2, quando faccio questa mossa pago 1, eccetera eccetera. Ok? Il prezzo di un percorso è definito come il massimo che ho pagato durante quel percorso. Ok? Trovare il percorso di costo minimo che congiunge la cella di partenza e la cella d'arrivo. Volete che ristato il problema? Qualcuno vuole che ristato il problema? Ok. No, domanda. La matrice è quadrata? Non per forza. Deve essere rettangolare. Tanto comunque la cella di partenza è quella più in alto a sinistra, la cella d'arrivo è quella più in basso a destra. Se gli do questo problema... E se oggi l'argomento è la ricorsione, e se 2 più 2 fa 4, tendenzialmente vorremmo trovarci una ricorsioncina su sta roba. La prima cosa da fare è capire qual è la domanda. Qual è la domanda che ci chiediamo? Qual è la domanda che ci facciamo? Non è, cioè, come dicevo prima a lui, una domanda deve essere qualcosa di molto ben definito. Cioè, c'ha dei parametri, c'ha un numero finito di parametri e ha un'uscita. Allora, quanto costa ogni singolo passo? C'è la di partenza, c'è la di arrivo. Cioè, questa è... cioè, tu dici... Do come parametri una cella di partenza e una cella d'arrivo, non per forza decenti, immagino. Sì. Ok, e mi chiedo quanto... Cosa mi chiedo? Mi chiedo qual è il massimo valore che pago all'interno di questo percorso. Ni. Cioè, perché il fatto è che non è che c'è solo un percorso... Cioè, tu non stai... tu, come mi hai fatto la domanda, non hai parlato di percorso. Tu metti solo la cella di partenza e la cella d'arrivo. Beh, ma tra la cella di partenza e la cella d'arrivo ce ne sono i percorsi? Quindi, cioè tu dici il massimo che pago durante un percorso. Quale percorso? Perché ce ne sono tanti di percorsi. Cioè, qual è il prossimo passo che devo fare? Questa è un'altra domanda. Però non è definita comunque, cioè, bisogna definire bene cosa vogliamo ottenere, cosa ci deve dire la domanda. Allora, ho visto due mani, prima Natilla. No. Natilla si ritira. Maurina? Allora, data una cella di partenza, una cella di arrivo, qual è il costo del percorso che ha costo?
Quasi? Cioè, l'hai detto male, è il concetto giusto, l'hai detto male? Hai dato una cella di partenza, una d'arrivo, qual è il costo del percorso tra quelle due celle di costo minimo? Che però è la domanda. Sì, no. Problema, sì, sì, no, perché ci manca. Vabbè, comunque va bene, cioè, avete capito il concetto. Cioè, quello che sta dicendo Marina è. Una domanda è: io prendo due celle, qualunque, due celle, e mi chiedo quant'è il costo del percorso di costo minimo, che quindi sarà il massimo delle celle attraversate da quel percorso. Ok. Questa è una domanda. È una buona domanda. È una buona domanda. Possiamo fare un po' di meglio. Perché questa domanda quanti parametri prende? Prende le quattro coordinate. Riusciamo a trovare una domanda leggermente migliore che ne prende solo due? Quanto speso della domanda? Perché tu devi specificare il punto di partenza e il punto d'arrivo. Ogni punto è specificato da due coordinate, quindi ne servono quattro. Per la domanda che ha posto lui. Se vogliamo ridurre, sappiamo che partiamo sempre dall'angolo in alto a sinistra, basta indicare la sinistra. Esattamente. In realtà io faccio al contrario, però è equivalente. In realtà, essendo che sappiamo dove vogliamo partire e arrivare, uno e due possiamo fissarlo. Cioè, una domanda equivalentemente buona che possiamo farci. In realtà, cioè, si poteva fare anche con l'altro, solo che poi ovviamente la complessità invece di venirci quello che viene, ci viene quello che viene per n quadro, perché abbiamo più stati. Per partire subito col kickstart, giusto? La domanda che ci facciamo è: data una cella di partenza, qual è il costo del percorso che costa meno per arrivare alla cella d'arrivo? Quella, e la cella d'arrivo è uguale per tutte le domande, sempre lei. Questa è la domanda. Quindi abbiamo la nostra variabile è da dove partiamo. Potremmo partire da qui, da qui, da qui. La domanda è: partendo da sto posto, qual è il meglio che possiamo fare per arrivare alla cella più in basso a destra? Abbiamo la domanda. Qual è la prossima cosa? Il caso base. Qual è un'istanza di questa domanda che è talmente semplice che sappiamo rispondere arbitrariamente? La griglia è fissata, è grande, fissata, è... Quando mi trovo già sulla cella d'arrivo, in quel caso qual è la soluzione? Zero. Ok, la nostra funzione qua vale zero. La nostra funzione qua vale zero. Abbiamo trovato questa base. Abbiamo ancora 6 minuti. Dubito fortemente che riusciremo a trovare la ricorsione. Allora, caso ricorsivo, caso generale, pardon. Vogliamo, siamo una cella a caso e vogliamo trovare, scomporre questo problema. Se ci troviamo in una cella, ovviamente vuol dire che tutte le celle dopo sono già state, c'è già la risposta, sappiamo già quanto valgono. Per trovare il caso generale, cosa abbiamo fatto tutte le volte? Ci siamo detti: un'ultima mossa deve esistere. E non è che sono tante le mosse che posso fare, sono queste. Facciamole tutte. Per fare il caso generale abbiamo sempre fatto questo ragionamento. Bene, ci troviamo in una cella generica. Cosa possiamo fare? Guardo le adiacenti. Quali? Minimo. Quella a destra e quella in basso. Quella a destra e quella in basso? Quale prendo? Il minimo. Sì, in realtà possiamo gestire un pochino meglio, però sì, il concetto è quello. Cioè, il fatto è questo. Noi vogliamo prendere il minimo tra loro due, giusto? Quindi, noi ci chiediamo al nostro vicino a destra. Vicino a destra, se dovessi partire da te per andare alla cella finale, quanto pago? E lui mi darà una risposta. Beh, però io so che se voglio partire da lui, devo fare la strada che intercorre tra me e lui. Ok, quindi quello che pagherò in realtà sarà il massimo tra quello che mi dice lui e la strada che devo fare per andare da lui. Giusto? Cioè, se io sono qua, ok, e io so che f di lui è uguale a, che ne so, 7, f di lui è uguale a 3, e so che tipo qua c'è peso 7,
qua c'è peso, che ne so, c'è peso, ma me l'invento, non so cosa viene, 12 e 5, ok? Io ti dico, vicino a destra, ma se parto da te, quanto è il costo del percorso per arrivare alla fine? E lui dice 7, sì, 7, lui dice 7, che è quello che ha calcolato lui. E gli dico, benissimo. Beh, però se voglio partire da lui, dovrò pagare il massimo tra quello che pagherebbe lui e io che mi sposto da dove partiva lui. Quindi il massimo tra 7 e 7 meno 5, che è ancora 7. Quindi se vado a destra, io pago 7. Cosa succede invece se vado in basso? Se vado in basso, stessa cosa, beh, vicino in basso, ma se parto da te quanto mi costa? Lui mi dice 3. Benissimo, 3. Però io ho valore 7, lui ha valore 12, quindi pago 5 per andare da lui. Quindi essendo che prendo il massimo, il costo del massimo, devo fare il massimo tra quello che pago partendo da lui e quello che pago per andare da me a lui. Quindi andando in basso, pago 5. Ma io quale strada prendo? Beh, non sono stupido, voglio pagare il meno possibile. Prendo la migliore delle due. E quindi il valore qua sarà 5. Cioè vado in basso. Se io ho capito qua, vado in basso. Ok? Vi spoilerò alla fine perché sennò sforo tantissimo col tempo. Come gestiamo quando siamo a un bordo? Beh, semplicemente quanto paga lui ad andare qua? Infinito. Non ci può andare e quindi paga infinito. Semplicemente quando noi faremo quindi il minimo tra destra e in basso, beh, darà sempre l'altro, cioè quello che esiste. Per uno darà infinito, quindi darà sempre l'altro. Se noi chiamiamo questa ricorsione a partire dalla cella più in alto a sinistra, abbiamo trovato la soluzione. Che problema? Quanto, prossime domande, questa soluzione è corretta? Sì, programmazione dinamica, banale. Complessità temporale, numero di stati per costo della transizione di uno stato. Numero di stati, facciamo finta che ci sono n righe m colonne. Numero di stati sarà n per m. Easy. Quante chiamate devo fare ogni volta per calcolare lo stato di una cella? Con senza memorizzazione. Sì, con memorizzazione. Una, cioè, o grande di uno, due in realtà, quello a destra e quello in basso. Devo fare una grande di uno. Quindi la complessità temporale di sta roba è n per m. Quando è la complessità spaziale, in realtà è anche questa n per m. E fine, tendenzialmente, questo è come se questo problema un po' lasciato perché ero proprio alla fine, però sono molto contento che ho fatto esattamente quello che volevo fare oggi. E allora, adesso, cioè, ovviamente, cioè, dico una cosa che in realtà era vera per tutta la durata della lezione, chi vuole andare se ne può andare, chi vuole stare può stare. Adesso, invece, vi faccio vedere, magari qualcuno che non lo conosce, magari interessato, faccio vedere come si risolveva, facciamo il quarto problema delle selezioni delle conjunction state alla qualification round fine settimana scorsa. Quelli che se ne vanno, cioè possono farlo tranquillamente, non fate troppo rumore, please. Allora, qual era il quarto problema delle cogem? Spoiler, non c'è la ricorsione. Era un problema interattivo. Allora, avevate n macchine. Avevate n macchine. N poteva essere al massimo 1024. Avevate n macchine e sapete che queste macchine supportano solo una certa operazione. Voi potete inviare un bit a questa macchina, quindi io 01, e la macchina vi restituisce il bit che gli avete dato. Abbastanza banale, gli date 1 vi restituisce 1, gli date 0 vi restituisce 0. Se non fosse che
alcune delle macchine sono rotte. Alcune macchine sono rotte e quindi voi gli date il bit e queste vanno direttamente in cambio. Bit si è perso. E allora voi volete cercare di capire quali sono queste macchine difettose. Tuttavia, l'unica cosa che potete fare è che avete un computer centrale dove inserite una stringa di 0 e 1 lunga tanto quanto il numero di computer. Il computer centrale manderà lui il primo bit al primo computer, il secondo bit al secondo computer, il terzo bit al terzo computer e vi restituisce i bit che gli sono ritornati. Quindi se il computer ritorna il bit lo stesso, altrimenti nulla. Quindi tendenzialmente otterrete una stringa che è più corta di quella che gli avete mandato. Ad esempio, facciamo finta che la macchina difettose sono questa e questa, per dire. Se voi gli mandate 111010, lei vi restituisce 1110, no, sì, 1110. Perché questo bit e questo bit li ha saltati perché le macchine sono difettose. Ora, sapendo che ci sono al massimo 1024 macchine, sapendo che il numero di macchine difettose è al più 15, riuscite, cioè dovete riuscire a dire quali sono le macchine difettose facendo al più 5 richieste. Cioè voi potete mandare 5 stringhe di 0 e 1, vi dà la risposta. Con queste 5 domande dovete riuscire a capire quali sono le macchine difettose, dare gli indici delle macchine difettose. Questo è il problema. Ok, come si risolveva? Ah, dimmi. Faccio una cosa. Sì. Bisogna andare massimo 5 stringhe o massimo 5 bit? 5 stringhe? Okay. La stringa che, la lunghezza della stringa che mandi è sempre n. Okay. Cioè devi mandare un bit a ogni macchina. Okay. E poi te ti ritorna indietro i bit, cioè come quelli che avevi mandato, però senza quelli delle macchine difettose. Ok. Okay. Bene, bene, bene. Come si risolveva questo problema? Allora, i dati, cioè i famosi n può essere 1024, il numero di query 5 e il numero massimo di macchine difettose 15, non sono a caso. Quando un problema mette dei limiti che sono così precisi, vuol dire che quei limiti sono importantissimi perché sennò non si risolve il problema. Il primo grosso hint è che sono 15, 15 è 2 alla quarta meno 1, quindi c'è qualcosa di importante in quel numero, anche nei 1024, sono tutte cose molto importanti. Bene, allora, l'idea era questa. Noi sappiamo che al massimo ci sono 15 macchine difettose e queste macchine difettose tendenzialmente possono essere distribuite un po' come cazzo vogliono, cioè possono o essere tutte concentrate in un solo posto oppure possono essere molto sparse o cioè qualunque cosa in between. Ok. Noi allora, come prima query, possiamo inviare una maschera di bit, palese, una maschera di bit di 0 e 1, che sono tutte le cose che facciamo, però dove metto 16 zeri, facciamo finta che sono 16, 16 uni, facciamo finta che sono 16, poi ancora 16 zeri, facciamo sempre finta che sono 16, e così via, finché non abbiamo coverato tutto quanto. E vediamo questa stringa. Quando ci dà la risposta, noi sappiamo che le macchine difettose saranno al massimo 15. Questo cosa vuol dire? Che anche se le macchine difettose fossero tutte in un singolo blocco di quello che ci siamo creati noi, comunque ci sarà ancora almeno un bit di quel blocco che ci è stato ritornato. Noi sappiamo che ogni blocco doveva essere formato da 16 bit. Ok? Questo cosa vuol dire? Che se noi contiamo nel risultato quanti bit ci sono per ogni blocco, sappiamo quante macchine difettose ci sono in quel blocco. Giusto? Bene. Però non ci basta sapere, cioè più o meno questa distribuzione, ci serve sapere proprio gli indici dove sono. Vogliamo sapere gli indici dove sono. E una query ce la siamo bruciata. Però almeno sappiamo adesso in ogni blocco da 16 quanti ce ne sono. La seconda query la facciamo in questo modo. Invece di fare blocchi da 16, facciamo blocchi da 8. Sempre 8, papam papam, 8, eccetera, eccetera. Facciamo la query con i blocchi da 8.
Però stavolta abbiamo un problema. Perché mentre prima c'era la bellissima proprietà che, essendo che al massimo c'erano 15 macchine difettose, comunque un bit ci rimaneva per capire che là c'era il blocco, qua no. Perché adesso veramente queste 15 macchine potrebbero sommergere tutto un blocco, quindi un blocco di uni sparisce in toto. Ok? Beh, possiamo però aggiustare questa cosa. Noi sappiamo che questo blocco da 16 prende esattamente questi due da 8. Ok? E noi sappiamo quante ce ne sono difettose qua dentro. Sapendo quante ce ne sono difettose qua dentro, cosa possiamo dire? Se c'era un numero difettoso che era maggiore o uguale della metà della dimensione del blocco, quindi maggiore o uguale a 8, allora potrebbe essere che uno dei due era spariti. Se è minore, no. Quindi se è minore, nessun caso particolare. Ce ne sarà ancora almeno uno e possiamo rifare lo stesso ragionamento. Il problema è quando invece il numero di macchine difettose qua dentro era maggiore o uguale della metà, perché in questo caso potrebbe essere sparito il blocco. Beh, se sappiamo che maggiore o uguale della metà, la cosa è molto facile in realtà. Perché? Leggiamo qual è il primo bit. Se è un 1, ok? Se il primo bit è un 1, sappiamo che tutti gli 0 all'inizio erano macchine difettose. E quindi, bam, abbiamo spostato 8 delle macchine là dentro e sappiamo anche già quante esattamente ce ne sono dall'altra parte di difettose. Se invece il primo bit è uno 0, io so che ci devono essere 8 bit a 0, conto quanti sono, faccio 8 meno quello, quello è il numero di macchine difettose nel primo coso, e beh, se faccio il numero di macchine difettose originali con quelle che ho trovato adesso, ho trovato quelle nell'altro blocco. E fine, tendenzialmente. Cioè, il ragionamento era questo, dopodiché calcoli sta roba per i blocchi da 8, lo rifai per i blocchi da 4, lo rifai per i blocchi da 2, lo rifai per i blocchi da 1, e nei blocchi da 1 dove c'è una macchina difettosa, beh, quelle sono le macchine difettose. Questo è come si risolveva il problema più difficile dell'EcoGem di 3 giorni fa, 4 giorni fa, 5 giorni fa, sabato. Vai, Riccardo. Ok, bene, questo era quanto. Allora, la cosa oggi si conclude qui. Se avete richieste per il tempo extra la prossima volta, fatemele. Se avete domande, fatemele. Se volete dirmi vaffanculo, ditemelo. Qualunque cosa è benvenuta, e per chi ancora di voi sopravvive questa settimana, ci vediamo settimana prossima.